in questa nostra opera quasi quotidiana, dove presentiamo il nostro programma, facendo capire che l'amministrazione Bitonci non sarà solo un'amministrazione per la sicurezza della città, soprattutto per la sicurezza della città, ma anche per la viabilità dei servizi. Ieri stazione abbiamo chiesto al prosindaco non eletto Ivo Rossi cosa vuol fare della stazione e se finalmente si potrà portare parenti, amici e viaggiatori passando davanti alla stazione e non facendo il giro del mondo. Oggi abbiamo altre domande da fare: come mai non è stato completato il famoso Arco di Giano, la viabilità che attendiamo da molti anni, come mai non si è fatto nulla alla Stanga, dove i problemi di traffico sono conosciuti anche fuori da Padova, una rotatoria e un sottopasso, questo è quello che noi proponiamo oggi. Chiediamo anche come mai non sono stati chiesti i finanziamenti, cioè ci sono soldi sia nelle casse comunali, e come mai non sono stati chiesti i finanziamenti europei che potrebbero servire per completare un'opera di questo tipo. Quindi continuiamo nella nostra campagna elettorale facendo vedere che il nostro è un programma estremamente concreto, fatto di opere pubbliche realizzabili, e quindi non voli pindarici, ma opere pubbliche realizzabili che noi metteremo subito in cantiere appena eletti. Ecco, Bitonci, l'ha nominata lei la Stanga, un incrocio talmente complesso che tante amministrazioni forse hanno preferito girarsi dall'altra parte. Cosa proponete di fare? Noi proponiamo un sottopasso sulla direttrice principale e poi la viabilità poi si studia così, no? Un sottopasso sulla direttrice principale con le complanari e nella parte superiore una viabilità in superficie con un sistema rotatorio sulle viabilità minori. Noi siamo sicuri che facendo un progetto di questo tipo nel giro di poco tempo riusciremo a risolvere i problemi della Stanga. Ecco, Ivo Rossi aveva fatto l'anno scorso il grande fagiolo, questo progetto. Ma ne vediamo tanti di grandi piselli, grandi fagioli, insomma, è un po' affezionato forse a queste forme. Noi siamo molto progetti più semplici, più diretti, facilmente realizzabili. Ne abbiamo vista poi una a Mortise, incredibile, che la gente assolutamente non vuole, con una spesa anche molto, molto alta. Noi siamo per progetti semplici, un bel sottopasso e delle complanarie e poi una rotatoria in superficie.